Benvenuti o bentornati a tutti in questo nuovo episodio di Final Fantasy 9. Oggi torneremo a Madain Sari. Prima però ripassiamo in questo punto ad inserire le lastre, no? Lastra gialla, lastra verde. Ah, c'è un'altra lastra a quanto pare, non me lo ricordavo. Vabbè, ritorneremo un'altra volta, sempre se ci ricorderemo. Ok, andiamo al villaggio di Madain Sari. Andiamo dentro Madain Sari. Sono tornata. Venite a salutarmi. Guardateli tutti in fila. Ho sentito da Moko. Che cos'è successo? Ora ti racconto, Kupo. Kupo. Ehi, Eiko. Seguiamoli. Chissà che cavolo è sto tesoro qui. Questa cosa che Eiko tiene nascosta. Kupo! Sono proprio qui incupolato. Siamo nei guai, il tesoro del villaggio è stato rubato. Kupo! Incupolato. Cos'è successo, Eiko? Il tesoro... Il gioiello ancestrale tramandato per numerose generazioni è sparito. Il nonno diceva che era la prova della nostra esistenza in questa terra. Lo custodivo qui, nel forziere. Dai, piccola, non piangere. Non serve. Non sto piangendo. Io sono grande, sai? E poi lo so che piangere non risolve nulla. Ben detto. Allora, prima di tutto, cerchiamo quel ladro. Vi aiuterò anch'io. È tutta colpa mia. È successo perché ho infranto la promessa e ho sciolto il sigillo di Ifa. È stato al sicuro per secoli, ma perché ora... Eiko. Non è colpa tua. Casomai è colpa mia. Te l'ho chiesto io di venire ad aiutarci. Ma in fin dei conti, la colpa è solo del ladro. Vedrai, troveremo quel farabutto. Io non volevo piangere. Ormai ho 6 anni, sai? Guarda che non c'è niente di male a piangere davanti agli altri. E non c'entra niente con l'età. Vado a pregare sulla tomba del nonno. Torno subito. Anche tu, Daga, quando hai voglia di piangere, fallo pure sulla mia spalla. Grazie. E tu... non piangi mai? Certo, la prossima volta cercherò il tuo petto. Stupido. Perché no? Qualcuno ha chiamato. Non era la voce di Eiko? Maledizione, il ladro è ancora nei dintorni. L'ho vista, era quella di Forsyth Rhew. Ha preso Eiko e ha detto qualcosa sul muro dell'invocazione. Andiamo lì, presto. Ma prima rubiamo. Gida nelle sue battute. In realtà è proprio per questo che mi piace anche Jiden. È provolone, diciamo. È uno che flirta tantissimo. E anche questa volta ha consolato un suo compagno di squadra. È sempre quello che si prende cura del gruppo. Quella non ha il corno. È un'amica tua, Kupo. Che si fa ora? Che si fa ora? Aiuta Eiko, Kupo. Se fa del male a Eiko, incorrerà nella maledizione dei suoi antenati. Se possiamo fare qualcosa per salvarla, diccelo tu, Kupo. Recupero le forze. E ora guardo dentro. Mettimi giù, sono una signora. A che ti servono queste ali? Per farti volare all'inferno? Me l'ha fatta il nonno, non me le toccare con quelle manacce sporche. Ma non ti si secca la lingua? Taci, almeno finché non arriva il grand'uomo.
questo tesoro. Usalo per salvare Eiko, Kupo. Se possiamo fare qualcosa per salvarla, dicelo tu, Kupo. Aspetta un po'. Perché, nonostante ci abbia dato quell'esploder schifoso che tanto non ci serve a niente, volevo equipaggiare solo per questo combattimento Runtuf. Capirete presto perché. Hanno preso anche Mogu. No, per fortuna Mogu è qui accanto a me. Mogu, ho bisogno di te per salvare Eiko. Che tra l'altro ho notato solo adesso che ha il pompon rosso invece di che giallo. Molto strano. Ho un'idea, non temere. Non ti metterò in pericolo. Kupo. Non ce la fa. Non vedi come trema? Peccato. Beh, faremo da soli. Andiamo. Un applauso. Il cavaliere è entrato in scena. Cosa l'hai fatto? Non voleva stare zitta. Così l'ho tagliato un po' di le ho dato un po' di erba sonnina. Allora dormirà per un bel po'. Se è il mio ciondolo che vuoi, perché non te la prendi con me? Grazie per il consiglio. Tu mi dai il ciondolo e io lascio andare la ragazzina. Ma dove l'hai nascosto? Non te lo vedo al collo. Ce l'ho io. Allora avevo ragione, sei un vero cavaliere. Sbrigati a darmelo. Prima dimmi, sei tu che hai rubato il tesoro del villaggio? Cercavo il ciondolo reale tanto desiderato dalla regina Bran. In questo villaggio ho trovato un gioiello identico. Perciò mi avete seguito? Non l'avrete, anzi, dovrete darmi anche l'altro. Mannaggia, Eiko è ancora addormentata. Fermati. Che vuoi fare? Non ti muovere. Ehi, tu, mago nero. Io? Prendi il ciondolo e portamelo qui. Fai quello che ti ho detto o l'ammazzo. Gidan. Fai come ti dice. Va bene. E con questo sarò presto ricca anch'io. Aspetta! Grazie, sconosciuto. Wow! Ti sei svegliata, bella addormentata? Sì, principe. Forse con un tuo bacio? Dov'è andata quella strega? Girati un po', mociosa, guarda dov'è la strega. Sei proprio cattiva. Ora le carte si sono capovolte. Restituisci subito il gioiello. Che ha intenzione di fare, salamandra traditrice? Non la passerai, liscia. Non voglio aiutarli, ma non voglio neanche sporcarmi le mani con questi luridi vermi. Cosa vuoi allora? Ridagli il gioiello. Cosa? Ma noi eravamo d'accordo. Non voglio avere niente a che fare con una vigliacca che prende in ostaggio una ragazzina. Osi sfidarmi? Maledetto, prima o poi me la pagherai. Fatevi sotto. Ah, aspetta, che ti prende? L'ho già detto. Non volevo aiutarvi, volevo combattere senza di lei. Se proprio vuoi. Gidan, stai tranquilla. Ogni tanto mi devo pur sgranchire. E questo, ragazzi, è un duello 1v1. Una cosa più unica che rara a questo punto del gioco. In realtà è l'ultimo che faremo, cioè almeno di trama che io ricordi, e continuerà a spostarsi. È abbastanza difficile da colpire,
ma in realtà non è assolutamente tragico come boss. Preferisco cercare di rubargli tutto. Bisogna comunque stare attenti, perché come avete visto fa un bordello di danni. Un bordello. Un po' di danni. Anzi, io mi sposterei direttamente in difensiva. Anzi no, sto facendo un mega fail. Potrei fare un game over, eh. Mi conviene assolutamente cambiare formazione. Molto meglio. Me la sono vista brutta per un secondo. Ora siamo in trance. Però preferisco vivere. Ammazza, che botte che dà. Ma ora avrà finito di fare il pirla in giro. Gli facciamo un soluzione 9. Gidan è veramente OP. Prendimi. Io mi curo ancora un po'. Oh, mancato. Suka. Direi che un altro colpo con Mitra Ciclone basterà a farci vincere. Quando finisce la trance ti fanno per forza vedere l'animazione finale. Ho perso. Perché non mi uccidi? Su, alzati. Restituisci ciò che hai rubato. È di nuovo tuo, Eiko. Ora, uccidimi. Perché vuoi morire? Dovresti ringraziarmi che ti risparmi. Che vuoi dire? Vattene dal villaggio, ti lascerò vivere. E perché? Come perché? Hai vinto e lasci andare chi voleva ucciderti? Ha tanta importanza che hai vinto o perso? Hai anche restituito quello che avevi rubato, quindi... Hai paura di uccidermi? Pua! Vinto da un vigliacco. Vigliacco è chi uccide senza motivo, non chi tiene in alta considerazione la vita altrui. Tieni, e stavolta non perderlo d'occhio. Va bene, grazie. Mi lasci da sola dopo tutto quello che ho passato? Eh? Andiamo. Andiamo. Disequipaggio subito l'arma. Perché devo ancora imparare questa. Comunque, forse avrebbe anche avuto qualcosa di interessante da rubare, ma... Sti cazzi. Grazie per averci aiutato, sei troppo forte. Mi sono sempre immaginato Amaranth come... con la voce di Junior di Dragon Ball. Dormiamo.
E mi fa troppo ridere doppiarlo. Perché dovrebbe essere tipo un personaggio molto serio di poche parole, però non so. Mi sembra Yumio. Da quando siamo arrivati qui non ha detto una parola. Gidan, ascoltami. Il nonno mi ha detto di non allontanarmi dal villaggio prima di compiere 16 anni. Ma io voglio venire con te. Posso uscire dal villaggio? Se vuoi il permesso per venire con noi, non c'è problema. Vieni pure con noi e lascia stare le parole del nonno. Qualsiasi cosa io dica, in cuor tuo hai già deciso cosa fare, no? Ah, dimenticavo. Vivi, non dovevi dire una cosa a Eiko? Eh? Quando eravamo a IFA mi hai detto che non bisogna mai mentire a se stessi. Io sto cercando di seguire il tuo consiglio, quindi anche che tu. L'avevo dimenticato. Grazie, Vivi. D'ora in poi metterò il gioiello all'orecchio, così non me lo ruberanno più. Orecchino demodè. Eiko, forse Mugu ti vuole parlare. E qui è di nuovo il pompon giallo. Oh! No, non sono arrabbiata. Dove vai ora? Mi rilasci sola? Hai già dimenticato la promessa? Non devi mai allontanarti da me. Oh! Beh, meno male che tutto è finito bene. Sei gentile comunque. Per forza, è la mia amichetta del cuore. Siamo nate lo stesso giorno e da allora siamo sempre insieme. Questo fiocco è il pegno della nostra eterna amicizia. È un suo regalo. Mogu, anche tu hai il fiocco, vero? Kupo! Questo gliel'ho regalato io. Ne sta ancora grande, ma lo useremo per andare a passeggio insieme quando saremo cresciute. Kupo! E allora, forse Jidan, mi chiederai di sposarti. Eh? Cosa? Mugu è una Moguri femmina. Dov'è finita Daga? Forse è meglio che sto qui con lei. Rubiamo. Voglio meditare ancora un po'. Dopo aver pregato presso il muro dell'invocazione, preparo la cena. Daga è andata via però. Eiko e Mogu sono nati lo stesso giorno, ma Eiko è nata un po' prima, perciò si comporta da sorella maggiore. È la canzone. Daga! Eh? È qui sotto? Gidan, continua, per favore, canta la nostra canzone. Com'è romantico questo posto? Come hai fatto a scovarlo? Facciamo proprio una bella coppia di banditi. Io a caccia di bottini e tu al chiar di luna. Mi piace questa definizione. Anche a me piace molto la daga di adesso. È grazie a te se sono cambiata. No, se sei cambiata è perché l'hai voluto tu. Comunque sia, grazie di essermi stato vicino. Da sola non avrei mai visto il continente esterno, né sarei riuscita ad andare a Lindblom. Da sola non so fare niente, non sono riuscita neanche a fermare mia madre. Ne abbiamo passate tante, ma se adesso siamo qui, è grazie a te, così come a tutti gli altri. Sì, se a D.Va non ci fossero stati vivi Eiko e Quina, e Freya, e Steiner, e Beatrix, non ce l'avrei mai fatta. Non potrò mai dimenticarli. Spero che stiano tutti bene. Mi chiedo se riuscirò a non deludere le vostre aspettative. Non pensarci. Perché no?
Nessuno pensa che sia colpa tua. Ognuno ha scelto di sua spontanea volontà la strada da intraprendere. Davvero? Anche tu? Io? Perché mi hai seguito? Questa è una battuta di Ibsen. Ibsen? È una battuta delle avventure di Ibsen, un libro a carattere autobiografico. Ascolta, ora ti racconto la storia. C'erano una volta due amici, Ibsen e Corin, che lavoravano a Toleno. Un bel giorno Ibsen ricevette una lettera, ma era tutta bagnata per la pioggia e si leggeva a stento. Tutto quello che poté leggere fu: "Torna a casa. Oggi c'è l'idrovolante, ma credi che allora fosse così facile viaggiare?" Senza saperne il motivo, Ibsen chiese congedo e si mise in viaggio. Un viaggio in cui dovette passare alti valichi montani e la nebbia e fu anche attaccato dai mostri. Ma non gli importava, perché Corin era sempre lì, al suo fianco. E i giorni passarono. Un giorno, all'improvviso, Ibsen chiese a Corin: "Perché mi hai seguito?" E cosa ha risposto Corin? "Per starti vicino." Gidan, io... Daga! Non senti cantare? Eh? Questo canto è quello che... Chi sta cantando? Guarda il tramonto. Il muro dell'invocazione sembra in fiamme. Ho già visto lo stesso tramonto. Possibile? Daga! Daga, riprenditi! E vivi? Sta dormendo, non ho voluto svegliarlo. Te la senti di raccontare cos'è successo? Non ho molti ricordi di quando ero piccola. E finora non me ne ero mai preoccupata. Per giunta, le persone a me care non mi hanno mai aiutato a ricordare. Sono cresciuta ad Alexandria, ma solo dall'età di 6 anni. 6 anni? E fino ad allora? Fino ad allora sono cresciuta qui, a Madain Sari. Non ricordo bene la mia infanzia. È come se la mia memoria fosse avvolta da una coltre di nebbia. Però all'improvviso ho ricordato che 10 anni fa questo villaggio fu colpito da un terribile tifone. Quel giorno ero con la mia vera mamma e ci allontanammo dal villaggio. Uscimmo dalla grotta che si trova sul retro della casa di Eiko e salimmo su una barchetta simile a quella su cui eravamo prima insieme. È stato lì che, sentendo il canto del villaggio provenire dal muro dell'invocazione, ho ricordato. Il canto del villaggio di Madain Sari, per questo non lo conosceva nessuno. Perché vivevi ad Alexandria? Come hai fatto a diventare principessa? Perché non hai il corno, come tutti gli sciamani? Non lo so.
ma il dottor Toto forse lo sa. Fu lui a salvarmi quando le onde portarono la nostra barca alla deriva. Forse sa qualcosa anche di mia madre che purtroppo morì sulla barca. Poverina, ha appena scoperto che quella che credeva sua madre non lo è e che quella vera ormai è morta. Ha perso due delle persone a lei più care. Pregavamo ogni giorno presso questo muro. Anche tu? Sì, e tu? Questo lo ricordo benissimo. Daga, allora bentornata. Finalmente a casa. Sono contenta. Perché? Non sono sola, lo sapevo. Basta, ho deciso. Verrò con voi due. Infrangerò la promessa che ho fatto al nonno. Dopotutto era proprio lui che diceva che bisognava sempre fare quello che si pensa sia giusto. Non so cosa ci aspetta, ma vorrei portare a termine ciò per cui sono venuto in questo continente. Certo, anch'io. Allora andiamo tutti. Daga, preghiamo insieme prima di partire? Sì. Che cosa devo fare? Sono ancora molto confusa. Ci dobbiamo liberare di Kuya. Poi tornerò al castello e... Scusa, nonnino, devo allontanarmi un po'. Non ti arrabbiare, starò attenta. Viene anche lei? Non sei contento? Certo. E viene anche Mogu. Mogu! Oh. Eiko, non dimenticarti che questa è sempre la tua casa. Fai quello che ti dice il cuore senza rimpianti. Kupo. Lo spirito custode del nonno sarà sempre con te. Ancora qui? I vincitori vivono, i perdenti muoiono. Questa è la dura legge della vita. Perciò non mi spiego il tuo comportamento di ieri. Perché non mi hai ucciso? Anche se te lo spiegassi, sono sicuro che non capiresti. È così umiliante per te continuare a vivere? Meglio la morte a una misera vita senza scopo. Allora vieni con noi. Gitan, che cosa? E perché? Forse se vieni con noi capirai il senso della tua vita. Dovremo affrontare anche molte battaglie. La tua forza ci potrebbe essere utile. Non mi aspettavo una proposta del genere. Che avrai in mente? Hai deciso? Va bene, mi hai convinto. Vengo per capire chi sei. Piuttosto, come ti chiami? Chiamami come ti pare. Dani ti ha chiamato Uomo Salamandra. Mi chiamano anche Amarant, l'Uomo Salamandra. Allora ti chiameremo così. Abbiamo messo su una bella squadra, però decidiamo chi deve combattere. Eh sì, io tolgo Daga, perché mi sta antipatica. No, non è vero, però è la meno utile secondo me. Saremo imbattibili. Vedrete, andrà tutto bene. E ora tutti all'albero di Ifa. È la meno utile perché abbiamo già una maga bianca e Eiko secondo me è più potente, anche perché ha sempre rigene. E ora abbiamo Amarant. Amarant che è praticamente un guerriero, però è anche quasi un mago guerriero. Perché può ottenere un sacco di abilità interessanti
possono anche curarlo, dare degli status interessanti alla squadra. Ed è un personaggio abbastanza interessante, anche se non fondamentale. Per oggi è tutto. Noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao ciao!